L'Ufficio per la Pastorale Missionaria sta promuovendo una serie di incontri nel territorio. Quali sono gli obiettivi e cosa deve fare, diciamo così, la comunità ecclesiale per migliorare la propria sensibilità in ambito missionario? Il fondamento degli incontri che abbiamo un po' proposto è quello di riscoprirci un pochino tutti missionari in virtù del battesimo e quindi ecco, proporre una pastorale missionaria che sia non soltanto una missio agentes, ma che sia una missione qui ed ora, quindi essere semplicemente cristiani H24 e quindi riuscire ad incarnare il Vangelo nei contesti in cui ci troviamo e viviamo. A suo modo di vedere, qual è l'eredità principale del messaggio appunto di Don Elder Camara? È la dimensione profetica della fede. É que tutti noi riceviamo di Dio l'Espírito Santo per essere testimoni del reino di Dio nel mondo e per cambiare questo mondo della forma come Dio vuole. Lottare pacificamente per la giustizia, per la pace e per la salvaguardia del creato. Lei ha parlato anche dell'opzione preferenziale per i poveri. Cosa significa? Il testimonio più importante, più forte dell'amore di Dio per noi. Dio è padre, Dio è madre e fa cura di tutti, specificamente dei figli che più sono più bisognosi. E ha parlato anche di ecumenismo, nell'incontro di questa sera non si è parlato anche della questione dell'ambiente, dell'ecologia. Sotto questo punto di vista cosa si auspica nelle comunità ecclesiali? Oggi viviamo una crisi ecologica molto profonda, la soluzione non può essere soltanto tecnica e scientifica, al contrario deve essere anche una sfida per tutti noi credenti di tutte le religioni e di tutte le chiese per percepire l'universo come sacramento della presenza divina e poter testimoniare questo in una cura della natura, della terra, dell'acqua, di tutti gli esseri viventi.